molto importante ritornare a Monteriggioni con questa iniziativa che diventa sempre più ampia e sempre più focalizzata su quella che è la, diciamo, la realtà anche da promuovere e da far sempre più partecipare dei cittadini della grande intuizione che ormai ha compiuto quest'anno 30 anni, l'anno scorso 30 anni, degli itinerari europei culturali. Dopo l'incontro di Lucca, vederci a Monteriggioni significa rilanciare anche in un ambito molto importante, quello dell'anno europeo del patrimonio culturale, che abbiamo fortemente voluto, soprattutto noi italiani, in Parlamento e anche nel Consiglio dei Ministri. Io ritengo che gli itinerari, e credo che questa sia la convinzione comune, hanno in qualche modo anticipato la dimensione europea del patrimonio culturale, mettendolo in relazione fra cittadini, la conoscenza del patrimonio anche degli altri paesi, e verificando due cose importanti. Da un lato la ricchezza della diversità culturale, paesaggistica, storica e artistica, ma dall'altra riconducendola attraverso il cammino e lo scambio a un patrimonio comune, fondato su valori comuni, su un umanesimo che oggi dobbiamo davvero riscoprire e anche sulla la logica dell'incontro e dell'accoglienza e dell'ospitalità che ha caratterizzato la migliore storia dell'Europa. Oggi siamo di fronte ad altri dolorosi itinerari, penso a quelli dei migranti, dei profughi che incrociano le nostre vie in Europa. Io penso che la storia e anche l'esperienza fatta negli itinerari apre sicuramente le menti e i cuori degli europei a cosa significa l'incontro e il fatto che l'altro non è un nemico, ma è da cui di proteggersi, ma è un compagno di cammino. È molto importante che oggi ci sia anche questo lancio, direi ufficiale, con la presenza anche del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, del progetto di diventare un istituto culturale riconosciuto dall'UNESCO per la Francigena. Io mi sono battuta, come voi sapete, in Parlamento e anche nel Consiglio d'Europa perché quella Francigena oggi arrivasse fino a lambire il Mediterraneo, nel senso di attraversare la Francigena, e la Francigena oggi comprende anche la Francigena del Sud. Ho visto le regioni del Sud impegnatissime con i loro comuni. Abbiamo veramente la possibilità di fare una grandissima operazione culturale, perché ricordiamoci che gli obiettivi dell'anno europeo del patrimonio quest'anno sono sotto quello intanto di mettere in sicurezza, diciamo così, le politiche culturali per il futuro in Europa. Noi adesso dovremo fare il nuovo programma pluriennale di fondi. Vogliamo che dentro questo piano ci sia anche il sostegno a tutte quelle iniziative, fra cui gli itinerari europei che sono anche in convenzione fra Consiglio d'Europa e Unione Europea. E quindi vogliamo che la cultura sia una dimensione presente non solo nel programma Europa Creativa, ma trasversalmente nei fondi strutturali, nella ricerca, nell'Erasmus, insomma come una dimensione ineludibile dello sviluppo. E gli itinerari sono qui a dimostrarcelo, quello che è l'impatto anche con lo sviluppo territoriale, con la qualità del cibo, con la qualità dell'ospitalità, ma anche con la capacità di valorizzare il patrimonio. E l'altro grande obiettivo è quello di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. Si parla anche di una maggiore possibilità di fare l'Erasmus Placement, per esempio, presso gli itinerari, perché no? Insomma, di avere delle opportunità per i giovani, anche nella ricerca, nel coinvolgimento delle università e fra i camminatori, perché l'Europa si fa anche attraverso il camminare e nei percorsi che sono quelli storici e che sono quelli che danno il senso di una identità europea.